Ciao a tutti, allora oggi nuova ricettina, facciamo i toast Peppa Pig. Oggi abbiamo l'ospite specialista, abbiamo l'orso. Allora, per fare questa ricetta, Pongo! Inizia a girare il video, lui. Vi serviranno 400 di grammi di patate lessate e schiacciate, 40 grammi di parmigiano, della mozzarella tagliata a fette, del prosciutto cotto a fette, un uovo, del pangrattato, del pepe, del sale e un po' di prezzemolo. Adesso vado a mostrarvi il procedimento. Allora, prendiamo l'uovo, lo rompiamo nelle patate lessate, aggiungiamo sale, pepe e il parmigiano. Se non lo buttiamo tutto sul tavolo, vedete che c'è l'aiutante, un pizzico di sale, anche due perché sono sempre tirchia di sale, del pepe, poi vabbè io il prezzemolo ce l'ho congelato perché giustamente avendo la campagna, mettete un po' di prezzemolo tritato, se non ce l'avete congelato va bene lo stesso, mi stavo assicurando che fosse prezzemolo perché ci sono delle erbe senza etichette. Poi adesso l'orso mi mantiene il tegame, ci spostiamo un po' di qua, ho paura di farsi vedere, e pastugnate senza guanti. Vi siete lavati le mani? Io no, tanto mangiamo noi. Bisogna mescolarlo bene bene. Passami il pangrattato. Una volta che l'avete mescolato bene, dividete l'impasto in quattro, perché devono uscire quattro palline, e fate delle palline come quando fate le polpette, poi le schiacciate un po', gli date una bella forma a cerchio e le passate nel pangrattato. Prendi la teglia in forno, per favore. Riusciamo a non romperle e poi le adagiate su una teglia da forno e fate la stessa cosa per tutte e quattro. Mi dovresti prendere una spatola piatta per piacere, così evito di deformarle. Un po' veloce, grazie. Provo di plastica. No, devo solo travasare questi. Ne abbiamo ancora due. Li chiameremo Toast Peppa Pig. Non so se ve l'avevo detto, ma ve lo ridico di nuovo. Tanto il procedimento è sempre lo stesso. Poi quando li mettete nella teglia sulla carta forno, li sistemate un po' meglio. E arriviamo con l'ultima. Poi, dopo che avete fatto questo procedimento qua, io adesso non starò a farvi vedere tutto tutto perché dovrei editare, o forse edito, no, non edito. Comunque, adesso poi le mettete in forno, così come le avete fatte, a 180 gradi per 20 minuti. Io adesso ve lo farò vedere, poi lo farò dopo. Intanto mi lavo un po' le mani, puoi mettere in forno a 180 gradi. Preriscaldate sempre il forno. Il nostro era già caldo perché oggi abbiamo fatto anche la focaccia. Dopodiché prendete mozzarella e prosciutto. 20 minuti. 20. E aspetta che trovo il prosciutto.
Aspetta, dove l'abbiamo messo qua? D'altronde noi a casa siamo senza mangiare. Ma dov'è il prosciutto, papà? Cotto, eccolo qua. Io uso questo qua, mettete, tipo se avete questo quadrato, mettete, quando le tirate fuori dal forno, su una di queste mettete due fette di prosciutto e della mozzarella e poi chiudete con l'altra, come se fosse un toast. Lo fate per tutte e due. Poi le prendete e le mettete di nuovo in forno, 180 gradi per 7 minuti. E buon appetito!